Il Partenone, a cura di Paola Campanella. Con le guerre persiane, i greci erano entrati in contatto con un universo profondamente alieno, con quell'Asia dalla sensibilità magico-religiosa, dove la potenza era data dalla quantità e dove infinite schiere di schiavi vedevano annullata la propria individualità per esaltare l'esistenza del re. A tutto ciò la piccola Grecia, divisa in tante città-stato, gelose della propria indipendenza ma etnicamente e culturalmente affini, contrapponeva una visione razionale che coniugava la libertà e la responsabilità, dove un uomo libero era artefice delle sue fortune e delle sue sconfitte. La comunità ateniese era in quel momento saldamente egemone all'interno di quella lega Deleuattica che aveva definitivamente ricacciato i persiani in Asia e sentiva essere il ramo più consapevole e sviluppato dell'albero greco e intendeva quindi eternare nel marmo il significato stesso del suo stare al mondo, attraverso gli edifici raccolti nell'acropoli e con il Nopus Ultra del suo tempio principale, questo intento sarà pienamente realizzato. A questo periodo risale infatti il complesso monumentale più significativo del periodo classico, l'Acropoli di Atene, costruita per volontà di Pericle, affinché divenisse il simbolo della grandezza greca. Quando Pericle assunse il potere, condusse l'Acropoli, cui già esistevano costruzioni precedenti, al suo massimo splendore. A metà del V secolo a.C., quindi, l'Acropoli divenne la sede della Lega Deleuattica e Atene era il più grande centro culturale del suo tempo. Pericle condusse un progetto di costruzione molto ambizioso, destinato a durare per tutta la seconda metà del secolo. Nel corso di tale periodo furono eretti tutti gli edifici più importanti visibili sull'Acropoli oggi, oltre al Partenone, i Propilei, l'Eretteo e il Tempio di Atene Nike. Tra il 460 e il 430 a.C., Atene raggiunse il suo massimo splendore, proprio sotto la guida di Pericle. Il Partenone non rappresenta solo uno dei più grandi monumenti religiosi della storia, ma è anche il simbolo di democrazia. L'epitafio di Pericle, conosciuto anche come orazione funebre, è un'orazione pronunciata ad Atene alla fine del primo anno della guerra del Peloponneso per i caduti in guerra e ci parla della democrazia ateniese. Questo discorso venne riportato da Tucidide nel secondo libro della sua storia della guerra del Peloponneso. Si riporta qui un breve passo. Noi abbiamo una forma di governo che non guarda con invidia le costituzioni dei vicini. E non solo non imitiamo altri, ma anzi siamo noi stessi di esempio a qualcuno. Quanto al nome, essa è chiamata democrazia, poiché è amministrata non già per il bene di poche persone, bensì per una cerchia più vasta. Di fronte alle leggi però tutti, nelle private controversie, godono di uguale trattamento. E secondo la considerazione di cui uno gode, poiché in qualsiasi campo si distingua, non tanto per il suo partito quanto per il suo merito, viene preferito nelle cariche pubbliche. Né, d'altra parte, la povertà, se uno è in grado di fare qualche cosa di utile alla città, gli è di impedimento per la sua oscura posizione sociale. Il primo edificio innalzato sull'Acropoli fu il Tempio di Atena Partenos, costruito tra il 447 e il 438 a.C., chiamato Partenone. La costruzione del Partenone, nato sulle rovine di un edificio incompiuto e devastato da Serse nel 480, venne dedicato alla dea Atena e si deve proprio alla volontà di Pericle, che decise di affidare a Fidia, il più grande scultore della classicità, la direzione dei lavori dell'intera Acropoli.
La progettazione del Partenone si deve, secondo Plutarco, a Ictino, in collaborazione con Callicrate. In base ai registri dei lavori, la decorazione scultorea delle metope doriche sul fregio, sopra il colonnato esterno, fu realizzata tra il 446 e il 440 a.C. dalla bottega di Fidia. La pianta del Partenone. La cella è divisa in tre navate da due file di colonne doriche. Ogni fila è formata dalla sovrapposizione di colonne di due diverse altezze, quelle inferiori più alte e quelle superiori più basse. Oltre al naos vi è anche un'altra parte, detta Parthenon, larga quanto il naos stesso, dove le vergini ateniesi tessevano il peplo da offrire alla statua di Atena durante le feste panatenee a lei dedicate. Alla cella si accede attraverso un pronao con sei colonne doriche sulla facciata. Verso ovest, l'opistodon, simile al pronao, presentava sei colonne doriche sulla facciata. La peristasi, che conta sul fronte 8 colonne, sul lato lungo ne conta 17, per rispondere alla regola classica che vuole che sul lato lungo insistano il doppio delle colonne del fronte, più una. Il tempio è un octastilo perittero dorico. Octastilo perché ha 8 colonne sul fronte principale, dorico perché il dorico è l'ordine prevalente. Infatti anche l'ordine ionico è presente nel tempio, seppur limitato alle 4 colonne del Partenone e al fregio che corre lungo le pareti della cella. I fondi per la colossale impresa furono in parte tratti dal tesoro della Lega di Delo. L'apparato decorativo è quanto mai complesso. Il frontone orientale raffigura la nascita della dea Atena. Il frontone occidentale, invece, mostra la contesa tra Atena e Poseidone per il possesso dell'Attica. Ogni colonna del Partenone è formata da 10 o 12 blocchi sovrapposti, detti rocchi o tamburi. Lo stagliobate non è del tutto piano appositamente. In questo modo gli architetti ovviarono all'illusione ottica che da lontano lo avrebbe fatto apparire curvo. Le decorazioni delle 92 metope e del fregio ionico intorno alla parte superiore delle pareti della cella furono completate entro il 438 a.C. Le decorazioni delle metope erano state pensate come una sorta di rappresentazione del trionfo della ragione e dell'ordine sul caos. Le metope dei lati lunghi sono 32, mentre sui lati brevi si trovano 14 metope per ogni lato. Ogni metopa scolpita in marmo misura circa 1,25 m per 1,20 m. L'intero fregio raggiunge circa i 160 metri. Le metope che sono rimaste presentano tracce di stile severo nelle parti delle figure come le teste e in relazione ai movimenti limitati e andamenti curvilinei. Nella serie della Centauromachia le anatomie sono segnate da vene sporgenti, oltre alla superficie della pelle. Presentano una distribuzione precisa. Nel lato ovest del Partenone è raffigurata la Mazzonomachia. Nel lato nord si trova l'Iliupersis, cioè la presa di Troia da parte dei Greci. La presa di Troia da parte dei Greci è il simbolo della vicina vittoria greca sui Persiani. Nel lato est, infine, la Gigantomachia e sul lato sud la Centauromachia. Il fregio ionico, rappresentato intorno alla cella del Partenone, rappresentava la festa delle Panatenee, celebrata ogni anno tra luglio e agosto. La festa consisteva in una processione nella quale veniva portato come dono rituale alla dea il peplo, insieme con le varie altre offerte e 100 buoi da sacrificare. La processione saliva verso l'acropoli e terminava nel tempio. Era inoltre accompagnata da sfilate di cavalieri e cortei di carri. Il fregio raffigura tutte le fasi della processione in due sequenze,
che, partendo dal lato occidentale, con il corteo di cavalieri e carri, avanzano sul lato nord e sud per riunirsi nella facciata orientale, dove i pellegrini consegnano le loro offerte sacrificali agli dei. Alcune delle rappresentazioni del fregio ionico spiccano per importanza. La sfilata dei cavalieri. Il fregio settentrionale comincia mostrando 60 cavalieri, sul lato meridionale ce ne sono altrettanti. Alcuni di questi indossano un corto mantello o una tunica, altri sono quasi nudi. Alcuni portano l'elmo, altri un copricapo di origine tracia. Alcune fonti testimoniano la presenza dei cavalieri durante una fase della processione. E poi c'è la scena del peplo. Proprio sopra l'ingresso del tempio si trovava la scena che ha suscitato più discussioni tra gli specialisti. In generale pensano che possa rappresentare il peplo o la tunica che veniva offerta ad Atena alla fine della processione. Dietro compaiono due fanciulle al servizio di Atena. Ma la storia del Partenone, anche quella della grande scultura di Atena scolpita da Fidia, era una statua crisoelefantina, cioè d'orio e d'avorio, alta circa 12 metri e 75. L'interno del tempio e la statua rimasero danneggiati da un incendio poco prima del 165 a.C. e furono successivamente restaurati. Ad oggi della grande statua scolpita a Fidia non rimane alcun frammento. Dell'opera rimangono solamente alcune raffigurazioni su gemme o copie, più o meno conforme all'originale. Alcune ricostruzioni di Atena ci dicono che era raffigurata in piedi, sul petto vi era una fibbia con la rappresentazione di Medusa e l'Egida, il suo scudo, con la testa di una gorgona. Nelle fonti Fidia viene coinvolto in due processi, uno svoltosi ad Atene, è legato alla sottrazione dei materiali destinati all'Atena Partenos, l'altro Olimpia. Plutarco aggiunge anche il riferimento a un intervento di Pericle in favore di Fidia. Lo statista propose infatti la pesatura dell'oro della statua, che era removibile per dimostrare l'innocenza dello scultore. I furti non vennero provati. Fidia infatti, su consiglio di Pericle, aveva sin dall'inizio lavorato e applicato l'oro in maniera tale che era possibile staccarlo del tutto e verificarne il peso, cosa che anche allora Pericle esortò gli accusatori a fare. Nel 1811 il conte Elgin ottenne dalla sublime porta che governava la Grecia il permesso di prendere le statue e portarle a Londra. Dal 1801 al 1812 gli uomini di Elgin rimossero circa la metà delle sculture che si erano rovinate, insieme a elementi architettonici e scultori dei Popilei e dell'Eretteo. I marmi furono trasportati via mare in Gran Bretagna. Nel 1456 i turchi ottomani invasero Atene e assediarono fino al giugno del 1458 un contingente fiorentino che difendeva l'Agropoli. I turchi forse restituirono per breve tempo il Partenone ai cristiani ortodossi come chiesa, ma dopo, in una data imprecisata, successiva al 1466, il tempio divenne una moschea. L'abside divenne il mirab, la torre fu alzata e divenne il minaretto. Fu inserito un minbar, altare cristiano, e l'iconostasi vennero rimosse e le pareti furono imbiancate per coprire le immagini cristiane. Nonostante le trasformazioni che subì il Partenone, quando fu trasformato prima in chiesa e poi in moschea, la sua struttura era rimasta sostanzialmente intatta. I frammenti dispersi furono ricomposti grazie a dei disegni, quelli di Jacques Henry, artista francese del XVII secolo, eseguiti prima dei danneggiamenti subiti a causa di un'esplosione causati dall'artiglieria veneziana. Anche il fregio ionico interno si è potuto ricostruire grazie ai disegni di Carrel. Alcune metope si trovano oggi presso il Museo dell'Acropoli di Atene. Altri 50 metri di fregio sono custoditi ed esposti presso il British Museum di Londra e sono parte della collezione dei marmi di Elgin.
Quando i marmi furono asportati, la Grecia era occupata dagli ottomani e il popolo greco non ha mai dato il suo consenso per la rimozione delle sculture. Il poeta Byron scrisse su Lord Elgin nel 1812 nel suo poema: «Oh, bella Grecia, freddo il cuore di chi ti guarda e non si sente come l'amante sull'urna dell'amata. C'è quell'occhio che non piangerà nel vedere le tue mura in rovina, i tuoi santuari saccheggiati da mani britanniche che si sarebbero comportate meglio se avessero custodito quelle reliquie che non sarebbero mai state restaurate. Maledetta sia l'ora in cui se ne andarono dalla loro isola». Il Partenone è il simbolo più importante del patrimonio culturale greco e, secondo la Dichiarazione dei diritti umani, culturali e universali, lo Stato greco ha il dovere di preservare il suo patrimonio, sia per i suoi cittadini che per la comunità internazionale. Pertanto, la richiesta di riunificazione degli elementi scultori del Partenone è una giusta, se non legittima, richiesta. Comitato Britannico per la riunificazione dei marmi. Il Partenone fu eretto per celebrare la vittoria della democrazia ateniese, che incoraggiò la creazione e lo sviluppo di tutte le arti, così come della politica, della filosofia, del teatro e persino della scienza, come la conosciamo oggi. È la celebrazione delle conquiste di persone libere e democratiche e per questo motivo è un simbolo importante per il mondo intero.